desde la histórica altura. La potenza americana ha un bisogno esiziale di mantenere il controllo su tutta l'Europa, perché ci sono degli scontri geopolitici enormi, l'abbiamo visto cosa sta facendo, sono 10 anni che continua a fare guerre. Dunque, io ho delle domande a professori di economia. Io non sono economista, cerco di tradurre delle domande politiche in una domanda, qualche domanda economica. Allora, c'è in giro una grande preoccupazione che la situazione europea esporti in recessione in tutto il mondo. E per quello che negli Stati Uniti dicono, ah, per carità, ad esempio la soluzione potrebbe essere che la BCE la smetta, no, con questi vincoli imposti dalla Germania, ma possa diventare prestatore in ultima istanza, anzi diciamo finanziatore anche in ultima istanza di un possibile deficit dei paesi aderenti per la ripresa economica. Tanto che la BCE come soggetto istituzionale è quello che è meno indebitato nel mondo, credo che il rapporto alla BCE sia il 2,5% fra il debito e il PIL, quindi potrebbe benissimo emettere gli euro bond eccetera eccetera senza che niente andasse a catapace. Questo che era richiesto un po' dovuta alla preoccupazione, no? Fate come abbiamo fatto noi, fate veramente un'unione, date una mano l'un con l'altro, perché il pericolo che un effetto domino poi possa esportare recessioni in tutto il mondo. E va bene, allora immaginiamoci che effettivamente vada in porto questa soluzione, magari anche con le due velocità, magari anche con soluzioni di carattere keynesiano nei vari paesi. Però la domanda è questa: allora il capitale finanziario, credo che qual è il rapporto 17 volte il PIL mondiale? Ma no, dalle 8 alle 9. Dalle 8 alle 9, ok. Cioè la massa di finanza che circola. Finanziaria rispetto al PIL mondiale, no? Se ci fosse un raddoppio immediato del PIL mondiale, quale sarebbe poi a questo punto la proporzione? Sarebbe? No? Sarebbe? No. 1 rispetto a 1 su 7, se era 1 su 8 potrebbe essere 1 su 7? No. 1 su 4. Un raddoppio. Allora facciamo un raddoppio del PIL mondiale, no, vuol dire che comunque 4 volte il PIL mondiale raddoppiato sarebbe sempre capitale fittizio, chiamiamolo così, no? Capitale finanziario. Destinato al macello. Quindi lì abbiamo due problemi. Uno, come si fa a raddoppiare dall'oggi al domani il PIL mondiale? Con quali risorse? Su quali prodotti? Lo fai prima a cancellare il finanziario. Allora, come faccio a cancellare il finanziario? Io devo andare dai possessori dell'otto, dei possessori di capitale pari all'8%, 8 volte il PIL mondiale, e dire: domani non esiste più il tuo capitale, te lo sto macellando. Come reagiscono queste persone? Allora, queste persone dicono: spostano il denaro fittizio con il click, ma con il click questi qui comprano i governi, con il click comprano le armi, con il click possono fare tutto. Allora non è vero che è semplicemente un feticcio nel senso che anche la merce è un feticcio, ma c'è dietro potenza. Voglio dire, questi qui sono dei signori che ogni settimana si riuniscono in un ristorante di New York e dopo accordi con il Dipartimento di Stato americano dicono: bene, allora decidiamo che bisogna massacrare la Grecia, bisogna massacrare l'Irlanda, bisogna massacrare l'Islanda, bisogna fare così, quelli là non possono più mangiare, questi qui devono morire di fame. E gente che si riunisce lì, lo chiamano lo super clan. Io non ci credo ai complotti, perché io penso che sempre devono chiedere il permesso, se è possibile che questi loro attacchi siano compatibili con le strategie americane, lo devono chiedere questo permesso. Però esiste, è gente che quando una banca di New York è andata lì a dire: posso entrare anch'io in questo club ristretto? Dissero: ma questi qua che ha un capitale di 20 trilioni di dollari pezzenti, mica ci potete entrare nel nostro clan, tu che hai solamente 20 milioni di dollari. Così è gente che mobilita la JP Morgan, cosa ha? 117 trilioni di dollari da mobilitare e da poter e da dover valorizzare costantemente. Allora c'è questo problema, è benissimo. Allora possiamo ritornare, ma diciamo anche in maniera keynesiana, capitalistica eccetera eccetera, con un nuovo Bretton Woods che magari c'è dentro più la Cina che non l'America, no, come potenza. No, chiaramente l'America ci sarebbe sempre. E pensiamo anche che, non so come, raddoppiamo il PIL mondiale,
dall'oggi al domani, io non so come, perché non so se abbiamo delle scoperte anche tecnologiche che ci permettono di trainare uno sviluppo tale. Scusate, di chi è questo cellulare? Di uno che è assente adesso. Ma il problema è che il capitale è simbolo di potenza. E quindi non è che le persone che hanno il restante centinaia di trilioni di dollari dicono vabbè, siamo qui, mettiamo la testa sotto il ceppo, no, del boia, che può essere il nuovo Bretton Woods, prendiamo locate e ce lo facciamo tagliare. Chiaramente le reazioni ci devono essere, poi questi sono collegati a filo doppio con la potenza, come cercavo di spiegare, con la potenza americana, in questo momento con la potenza americana. La potenza americana ha un bisogno essenziale di mantenere il controllo su tutta l'Europa, perché ci sono degli scontri geopolitici enormi, l'abbiamo visto cosa sta facendo, sono 10 anni che continua a fare guerre, no? E quindi i soldi servono anche a questo. Quindi ci sono tutti dei problemi da risolvere che non possono essere semplicemente ma ritorniamo a uno sviluppo eccetera eccetera di carattere concreto di qualsiasi tipo.